Eccoci qua, ciao a tutti gli amici della Savino del Benevolle Scandicci, ci ritroviamo di nuovo per Let's Talk, un saluto dietro le quinte da Niccolò Ghinassi, l'appuntamento nel quale potete fare tutte le vostre domande alle nostre giocatrici che abbiamo qui con noi, lo vedete, grazie per essere qui con noi, a Enrica Merlo. Ciao a tutti. Allora Enrica, grazie veramente, sei sempre molto gentile e molto disponibile, è un piacere averti qui con noi quest'oggi. Enrica, Scandicci sta attraversando un momento particolarmente prolifico, cominciamo a parlare di questo. Bella vittoria nella scorsa partita di campionato per 3-0 contro Busto Arsizio, c'è da stare concentrati però perché già da domani insomma ci sarà una partita molto ostica, giusto? Sì, bisogna essere sempre concentrati e comunque godiamoci anche un po' questa vittoria. Anche perché sono dei bei momenti, quindi bisogna sempre assaporarli fino in fondo e portarseli dietro, perché io una cosa che dico da sempre, vincere poi aiuta comunque a vincere e a passare anche quei momenti che magari ci possono essere durante una partita stessa di difficoltà. Henry, nemmeno il tempo di cominciare che arrivano già le prime domande dai tifosi. E ti devo chiedere allora, era una domanda che volevo farti io, ma mi ha anticipato Andre96, come sta procedendo il recupero? Scrive Andre96, ho fatto l'abbonamento solo per vederti in campo. Oh, addirittura. Qua, come procede il recupero? Molto bene, voglio dire molto bene, perché sono sempre stata positiva per questo tipo di infortunio, visto che è stato un infortunio molto particolare. E sto vivendo come ho vissuto in questi 4 mesi e mezzo, 5, giorno per giorno, prendendo tutto quello che di buono è sempre stato per quello che riguarda il mio piede, le condizioni fisiche, quindi sto bene, sto cominciando ad aggregarmi alla squadra un passo alla volta. Allora, altra domanda subito, un altro utente, un altro nostro fan, salutiamo, ci chiede, è un ragazzo che si sta approcciando nel mondo dei professionisti, a quanto dice, e cosa gli consigli? Sicuramente se si sta approcciando a questo mondo vuol dire che è anche la passione che l'ha portato fino a qui e i sacrifici, è quello che ha portato tutte noi a questo mondo, al mondo della Serie A, al mondo dell'alto livello, quindi sono convinta che lui nel suo trascorso ha fatto tanti sacrifici per arrivare fino a qui, di continuare, di andare avanti, perché comunque poi tutto viene ripagato con il tempo, è sempre il tempo alla fine che dà le risposte e poi penso che stia facendo quello che ha sempre sognato fin da bambino e finché è passione e divertimento deve farlo. Bello, questo non deve mai mancare, giusto, giustissimo. Roberto ci chiede invece come vedi la classifica dopo che saranno recuperate anche le partite da Conegliano e Novara, secondo te? Ora come ora bisogna essere anche molto obiettivi, se tutto va come deve andare comunque noi un terzo posto, visto che a tante squadre mancano 3-4 partite, soprattutto alle squadre che ci sono sopra di noi, e a questo io non voglio guardare, perché sono dell'idea che noi riusciremo a fare dei buoni risultati anche negli scontri diretti, visto che a noi mancano tutti gli scontri diretti. E proprio per il momento che stiamo affrontando e soprattutto per la consapevolezza che abbiamo raggiunto nel gioco personale, proprio di giocatrici e tutto quello che ne segue. Quindi non voglio neanche star qui a dire mancano 3-4, anche se l'ho detto prima, però sicuramente una bella posizione la prenderemo. Ti saluto intanto Fabio, il ragazzo che ti ha fatto la domanda sul suo futuro da pallavolista. E senti, una curiosità, te sei una giocatrice della Savino del Bene ormai da anni, dal 2015, cosa ti convinse allora del progetto Scandicci? Perché decidesti di arrivare in Toscana dopo gli anni di Bergamo? Ma è stato un momento in cui ho sentito l'esigenza di cambiare. Credo che ognuno di noi poi nella vita ha queste sensazioni. Dopo quei magnifici 8 anni che ho vissuto lì, che mi hanno portato anche a vincere tutto e a confermarmi come giocatrice, avere anche un po' più di consapevolezza, ho sentito proprio questa esigenza, anche perché sì, tanti mi hanno detto la giocatrice dai lunghi amori, no? Però secondo me poi
arrivi ad un certo punto in cui senti questo. Poi c'è stata una grande convinzione da parte della stessa società, che era in Serie A da un anno, e quindi ho voluto anche abbracciare questo tipo di progetto che andavano ad affrontare anche loro dopo un anno solo nella massima serie. Allora, poi la Toscana è bella, si sta bene. Questo non si può negare, dai. Si sta bene, non posso dire nulla. Si sta bene. Tra un buon Chianti, una bistecca alla Fiorentina, sì, insomma. Si sta bene, si mangia bene, come in tutta Italia, ci mancherebbe. Però si sta bene. Senti, si sta bene anche a Rio de Janeiro, perché c'è, sì, perché c'è Global Café che ci chiede quando vai a trovarlo a Rio de Janeiro. Un po' difficile, penso. Poi con tutte queste restrizioni adesso magari ci sarà un po' più di libertà, però dai, spero di andare, dai. Magari con Natalia o via. Sì, vado a trovarle. Allora, senti Henry, questa stagione abbiamo visto delle grandi prove di Scandicci in campionato. Secondo te qual è stata la partita più bella sinora della Savino in questa stagione? Guarda, io forse l'ultima partita contro Busto, forse perché c'era un po' anche di voglia di riscatto da quella che non era stata la qualificazione della Coppa Italia, e quindi secondo me l'ultima, almeno quella che ho sentito un po' più vicina, dove ho sentito anche tanta vicinanza del pubblico, questo devo dirlo, anche se adesso c'è una capienza ridotta e speriamo che anche questo possa cambiare, però ho sentito anche questo, proprio tanto calore. Roberto ci chiede se secondo te esistono ancora le bandiere nel volley. Sì, sì, ci sono, sicuramente. Bandiera come simbolo, un simbolo da mettere accanto a un giocatore, a una persona stessa, perché io sono dell'idea che la bandiera, quello che viene riconosciuto in una persona, viene riconosciuto oltre al fatto di quello che può aver vinto, di quello che può aver fatto nella sua carriera, ma anche dalle doti umane. Quindi io dico sempre, spero di lasciare nelle squadre, nelle persone, non tanto l'Enrica come giocatrice numero 8, però spero di dare tanto e di lasciare tanto anche come persona. Senti Henry, finora hai dato tantissimo alla pallavolo, ti chiedo allora qual è il momento che ricordi con più gioia, diciamo, nella... Guarda, è una domanda che mi fanno in tanti, perché tanti dicono no, perché hai vinto la Champions, hai vinto... Però devo dire la verità, il momento più bello è stata la vittoria dello Scudetto, che ho vinto con Bergamo, perché come spiego a tutti è stato un momento, naturalmente era il 6 di giugno addirittura, quindi la stagione erano stagioni davvero lunghe, però è arrivata una vittoria dopo un anno di sofferenza da tutti i punti di vista, qualsiasi punto di vista, difficoltà, infortuni, problemi, e quindi è stata davvero quella la vittoria. Senti Henry, guardando la crescita di Scandicci in questi anni, invece, come ti sembra che sia evoluta la squadra e la società? Beh, sicuramente c'è stata tanta evoluzione, proprio perché quando anche io sono arrivata era una società giovane, diciamo, e ci sono sempre stati tanti cambiamenti, però anche i cambiamenti alla fine fanno bene. E da come eravamo partiti... alla fine è una squadra che punta in alto, e secondo me questo deve essere sempre uno stimolo, punta in alto perché è arrivata anche in Europa, e questo non è una cosa da tutti sicuramente, e quindi insomma guardiamo sempre questo lato positivo, che secondo me sono cose belle. Senti, ma lo sai che... Anche. Certo, sicuramente anche per il movimento. Ma lo sai che ci stanno guardando, mi sa, anche le tue compagne di squadra, perché cioè, c'è stato un tentativo di irruzione c'è stato un tentativo di irruzione da parte del DS Francesco Paoletti, se non sbaglio, però non è andato a buon fine, quindi ecco, rimaniamo tra noi. Senti, una curiosità. Hai viaggiato molto nella tua carriera, ma sei anche rimasta molto appunto nelle squadre dove hai giocato.
Come ricordavi in precedenza, sei una giocatrice che tende ad ambientarsi bene nelle squadre in cui gioca e dalla quale piace comunque sposare in pieno un progetto, giusto? Sì, cerco di adattarmi. Ecco, secondo me questa è anche una cosa che contraddistingue noi atleti, in generale parlo di atleta proprio da tutti i punti di vista, che sia pallavolo e che sia di tutti gli altri sport. Quindi devi avere anche uno spirito di adattamento, perché oltre al fatto che vai comunque in città diverse, in squadre diverse, vai anche con persone diverse, tutte. Entri in una famiglia vera e propria, perché se uno ci pensa bene, noi viviamo di più la realtà della squadra, dello spogliatoio, della società, degli allenatori. Quindi, insomma, vedo di più loro che la mia famiglia. Quindi per 9 mesi almeno la mia famiglia è sempre questa. E Certo. poi si ritorna anche, ed è la mia vita, la mia quotidianità. Poi si torna anche a fare la vita normale, torno anche a fare la vita di donna normale, quello sì. Certo, comunque si creano anche delle amiche, un Certo, ambiente molto unito e aggregato, sicuramente. bisogna per la convivenza anche, bisogna. Allora, Vittoria ci chiede: ciao Enrica, oltre al libero, che altri ruoli hai fatto? Ho fatto anche la banda, attaccante ricettore, perché quando ho iniziato io ancora il ruolo del libero non c'era. E comunque poi anche quando è arrivata questa nuova figura, e prima di affermarsi ci è voluto un po' di tempo, perché io mi ricordo ancora che giocavo con la grandissima Manu Leggeri, e a quel tempo lei mi diceva anche: beh, noi centrali comunque siamo sempre stati abituati anche a ricevere, quindi una volta proprio i giocatori dovevano fare tutto proprio perché non esisteva questo ruolo, e quindi niente, ho ricoperto anche il ruolo di attaccante ricettore. È stato un po' multitasking, diciamo. Multitasking, sì, dai, diciamo così. Ok, nel frattempo ci salutano in tanti. Ah, tra l'altro, anche dopo il tentativo di irruzione, il direttore Francesco Paoletti. Bene, bene così. Senti, chiudendo questa diretta, un augurio per te ed uno per la Savino del Bene Volley per questo 2022. Un augurio per me è quello sicuramente di star bene. Star bene, e voglio sempre anche pensare positivo, ma è un augurio che faccio anche a tutte le mie compagne, a tutta la squadra e alla società, perché alla fine sono dell'idea che, come dicevo prima, vincere aiuta a vincere sicuramente. Ci vuole sempre tanto impegno, tanta costanza e tanta consapevolezza, però l'augurio è anche quello di pensare sempre che può arrivare sempre qualcosa di più bello. Quindi alle cose positive, perché sono dell'idea che alla fine arriva. Grazie. Enrico, che dire, sei stata molto gentile come sempre, hanno apprezzato molto i nostri tifosi, i nostri supporter, i nostri followers sulla nostra pagina Instagram. Grazie a tutti gli amici quindi della Sabina del Bene Volley per essere stati con noi. Non ci resta che darvi appuntamento alla prossima. Seguiteci domani in trasferta contro Monza, glielo vuoi ricordare anche te, Domani in Enrica. trasferta contro Monza, ore 18. Ore 18, esatto, big match. Seguiteci, mi raccomando, anche sui nostri canali social. Se non l'avete fatto, mettete un bel like a questa diretta. Seguite il canale Instagram della Savino del Bene Volley. Seguite, mi raccomando, anche la nostra Enrica Merlo. Enrica, che dire, grazie mille ancora. Un bacione, un E poi come va di saluto. moda ora. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao a tutti. Ciao ciao.